Oggi, ecco. Abbiamo la presentazione del mister. Sono tutti vegetari. Ti voglio di cominciare. Mister, ho scelto naturalmente di Fabio Enrico, sono divisa dopo aver conosciuto il mister di persona, meglio, non solo sul campo, ascoltandosi velocemente, ma parlandosi un po', guardandosi, parlando un po' di calcio, di altre cose belle, costruttive. La giornata sua, io faccio solo preambolo, appunto, e poi dopo lascio naturalmente la parola a Fabio Enrico, il mister che conoscete bene. Auguriamoci di dare una situazione. Ciao a tutti, insomma, la presentazione del mister è abbastanza semplice, qui conoscete il suo stato come calciatore, scelta che per me è stata abbastanza semplice, nel senso che credo fermamente che sia la persona giusta per questo Alessandro. Persona che conosco, che ho visto lavorare, nelle sue squadre, che stimo e che secondo me in persona il profilo giusto per questa Alessandria e per la politica che vuole fare questa Alessandria. Quindi sono contento, sono carico, sicuramente non vedo l'ora di iniziare, anzi ho iniziato con lui a lavorare e niente, lascerei la parola a lui perché. Mi meraviglio che dica così, con lei intanto aveva poco da fare, certo? Quello uno, due cosette, così la mette alla porta, ma proprio no. Beh, è quasi finito il mio lavoro. Ah, praticamente finito. Il contratto la firma? Prego, mister. Niente, io non posso che ringraziare il Presidente e il Direttore per la grande opportunità che mi ha dato di tornare a lavorare per una società in cui sono stato e che mi è rimasta comunque dentro, e mi è rimasta tanti che sono passati qua con questo Direttore. Come mi è stata proposta questa cosa un po' di tempo fa, diciamo, non ho avuto dubbi ad accettare, la mia scelta è stata ben ponderata, è stata una scelta sia emotiva che razionale. Emotivamente non potevo dir di no a questa maglia, come ben sapete sa anche il direttore, che è uguale anche per lui. Razionale perché questa società qua, penso che da 6 anni all'esterno, è una società che si sa che comunque è seria, è una società che ha ambizioni, è una società che ha lavorato molto bene, è una società che ha investito anche tanto e fortunatamente per quello che ho investito magari non ha ancora raggiunto quel risultato che tutti si augurano, però devo anche dire che qua, oltre alla serietà della società, si è anche creato quello che poi per un allenatore conta e per un gruppo di giocatori che arriverà a conta, ci sono le strutture, c'è un centro allenamento diciamo all'avanguardia, c'è uno stadio che è diventato penso per la CTC un piccolo gioiellino. Per quello che poi servirà a noi, la parte insomma, sportiva e tecnica, penso che ci sono tutti i presupposti per lavorare bene e anche in futuro, se dovesse arrivare qualcosa di importante, penso che ci sia già tutto quello che da altre parti magari invece bisognerebbe andare a fare. Che veramente quando arrivavamo cagata adesso, che ci sono passato 20 anni fa, penso che neanche me lo sarei immaginato di vedere quello che visto quest'anno da dentro dopo anche finito. Quando ha fatto insomma, la conferenza presidente che sono state anche sistemate cose, pendenze di anni fa, quindi penso che è una società pulita, giovane, ambiziosa, ci abbiamo tutto a disposizione e dobbiamo solo pensare al capo, questo penso sia un grosso vantaggio. Solita regola, nome, cognome, testata. Buonasera, Fabrizio Pozzi, collaboratore Tutto C e Grigi Online. Come sarà composto il suo staff e che durata ha il suo contratto? Penso...
Grazie. Lo staff è definito, ma ci sono delle situazioni ancora in essere che vanno definite, quindi nei prossimi giorni poi faremo la comunicazione con lo staff completo, comunque già definito. Il rapporto con il mister è da Vienna. Vienna. Si prevede nello staff ancora qualche gradito ex oppure definiamo e poi ma ci può essere come ho detto adesso non è vedremo mister ti devo dire tu ci siamo visti a Vercelli che ci siamo stretti la mano prima di andare allo stadio anche scusa ma che arrivare non sanno mezzo e ci siamo visti, ci siamo stretti la mano velocemente mentre entravamo allo stadio di Vercelli. Con quale spirito è entrato in quello stadio? Cioè pensando più alla Vercelli o all'Alessandria? Perché so che c'erano queste due opzioni, non so se c'erano dei contatti o meno. Ma come hai visto la partita? Cioè nel senso che gli ha dato più emozione il discorso di vedere l'Alessandria nei playoff? O... Ecco, ma questa è una domanda solo, ripeto, a livello caratteriale. E ovviamente sono passati 19 anni da quel famoso spareggio, quindi sai che tutti auspicano che questa gioia si possa ripetere ovviamente per altre, in altre occasioni. Insomma. No, come da parte quella partita lì ero da spettatore interessato, perché quando ho avuto la possibilità, compreso quest'ultimo periodo, di andare a vedere le primavere, le partite si vedono, penso che per un allenatore è meglio è. Conosce sempre più giocatori, questo dal punto di vista della scelta in quel periodo lì era ancora abbastanza presto, fortunatamente quest'anno è stato un anno dove ho avuto diverse possibilità e quindi ho avuto la possibilità di scegliere, come ho detto prima ho fatto una scelta sia emotiva che razionale, penso di averla fatta in breve tempo possibile perché non c'era neanche da starci a pensare per i motivi che ho spiegato prima. Grazie. Massimo Delfino La Stampa, ciao, bentornato. Grazie. Visto che tu hai passato da giocatore un'annata esaltante e l'anno successivo deprimente, questo può già essere un vantaggio per capire dove bisogna arrivare, cosa bisogna fare per conquistarsi il pubblico di Alessandria? Sicuramente sono state due annate differenti, dove il primo anno è stato esaltante, dove c'era una proprietà che era entusiasta, il secondo anno la proprietà aveva un po' meno entusiasmo e quindi si vede qualcosa anche sul campo. Qua la proprietà mi sembra che l'ha dimostrato non solo con le parole ma anche con i fatti, quello che ha messo sui piedi oltre a quello che ha investito nella squadra, quindi penso che sia tutto abbastanza chiaro e malvagio. È chiaro che io come Fabio penso che abbiamo addosso una grande responsabilità, abbiamo una grande voglia, una grande motivazione, non vediamo l'ora di iniziare. Comunque qua ci siamo passati in tempi diversi, qualcosa di buono penso che abbiamo lasciato, chi meno tra i due, però abbiamo capito cosa vuol dire vestire la maglia grigia, quindi sicuramente quello non mancherà l'entusiasmo, quelli che verranno a far parte del nostro gruppo devono prima di cosa effettivamente capire cosa vuol dire venire a giocare qua, dobbiamo essere bravi noi a trasferirgli quello e capire che verrà ad Alessandria a far parte diciamo, del nostro progetto tecnico, devi innanzitutto capire quello, le qualità morali, le qualità caratteriali e dopo vengono chiaramente le qualità tecniche, però noi veramente abbiamo una grande voglia e ci sentiamo anche addosso effettivamente una grande responsabilità che qua da giocatori abbiamo lasciato un bel ricordo e quindi per noi è importante questo. Ciao Cristiano. Sono qua. E qua, ciao. Prima di caricare il tutto sport. Visto che vi siete già messi a lavoro, come ha detto Fabio, un'idea anche di modulo, di come giocare la squadra e di analisi del gruppo, di chi è comunque c'è già, valutazioni su chi c'è già e su i reparti dove si potrebbe o ci sono priorità di intervento. No, sì. Chiaramente Fabio è un lavoro che tocca a lui, però condividiamo giornalmente le cose. Però ripeto, oggi quello che conta è che andiamo alla ricerca fondamentalmente delle qualità morali della persona, perché penso che siano la base per far bene. Quelle caratteristiche, il modulo,
dipenderanno nella costruzione di chi arriverà, di chi vorrà rimanere, perché comunque può prescindere dalle nostre scelte. Noi dobbiamo tenere gente che abbia voglia di rimanere, sia convinta di rimanere, ma questo diciamo ancora presto, c'è ancora molto tempo davanti. Il modulo, la tattica e la tecnica, queste sono cose che poi arriveranno dopo, di sicuro dovrà essere una squadra di combattenti, una squadra di lottatori, una squadra un po' di quello che abbiamo in testa noi e che comunque è il calcio moderno, ma è il calcio soprattutto di quello che richiede questa testa. Allora, Mario Bocchi di Vio Grigio, io l'altra volta non ero presente e ne approfitto per salutare il dottor Alti per presidente. Senza scassolarei, arriva da una esperienza che poteva essere difficile, ma ha fatto i miracoli perché ha fatto giocare il Cuneo con grande personalità e grande, che ha messo in difficoltà diverse squadre, compresa l'Alessandria. Allora le chiedo, quest'anno in un ambiente sereno come quello dell'Alessandria, qual è personalmente l'obiettivo che si dà? Io non le chiedo i modi, i giocatori, l'obiettivo di questa squadra quest'anno, grazie. Intanto è quello che andremo a trasferire io al direttore, che sarà il mio aiuto della parte tecnica, che di sereno non ci deve essere niente, perché chi viene qua deve capire che qua, voglio dire, la serenità che ci dà la proprietà non deve essere motivo di appagamento. Questo è l'unico problema che si può andare a incontrare. Uno in effetti tende a varcare il cancello del Monte Agante e dice, ah, che bello, c'è tutto, c'è tutto, meno male per far calcio. Però poi si entra dentro il rettangolo verde, si gioca 11 contro 11 e contro altre cose. Quindi quello che dovremo essere bravi a riuscire a trasferire è che tutto quello che abbiamo è una così più, ma poi c'è il campo e quindi poi arriva il Cuneo di turno di 7-8 under che giocavano titolari arrabbiati, fondamentalmente anche un pochettino organizzati, e quindi il calcio a volte non si fa solo spendendo tanto, ma si fa anche magari con altre qualità. Di queste qualità è sicuramente per dire quello che aveva detto anche Fabio in precedenza alla sua presentazione, che comunque ci vuole il cuore, ci vuole grinta e poi ci vuole anche la componente chiaramente tattica, ci vuole avere una società alle spalle di un certo tipo. Il Cuneo che ho allenato quest'anno deve essere partito in ritardo, avrei avuto tanti giovani, tanti stranieri, tanta gente di minutaggio e tutto, avessimo avuto questa proprietà sicuramente forse non erano neanche 50, sarebbero stati forse 60 punti. Però ogni annata è diversa e quindi bisogna ripartire da zero, quindi noi dobbiamo trasferire veramente l'entusiasmo che abbiamo io e Fabio. Devo dire che quando ho incontrato il presidente, che non conoscevo di persona, mi ha trasferito molto anche lui, perché veramente è una persona che se lo trasferisce tutto l'entusiasmo che ha, e quindi noi, ripeto, dobbiamo dare tutti noi stessi per cercare di fare il meglio possibile, e non vediamo l'ora di iniziare, ma di base ci sarà che chi verrà a fare parte di questo gruppo, gli vogliamo leggere negli occhi quello che abbiamo da dentro noi. Ciao Cristiano, Raimondo Bovone di Alessandria.it, ciao, bentornato. Nel panorama di giocatori tantissimi che ci sono da prendere, sì, è possibile che qualche scelta cada su qualcuno che avevi a Cuneo? Ma di quello la squadra sono responsabilità che ha Fabio. Quindi io sono infatti ascoltavo il tema, portavo lui. Mi farà un'ottima squadra, io devo pensare, penso, al campo, come del resto un altro del staff, parte le battute, è chiaro che con Fabio ci si confronta, c'è un parco giocatori già in essere, sicuramente bisogna fare tante valutazioni che poi a volte non dipendono solo da noi, ma dipendono anche dai giocatori in essere, quindi da questo punto di vista penso che il lavoro di Fabio non sarà facile, però sono convinto che noi non tanto al 15, al 12, al 13 luglio quando partiremo, ma alla fine del campionato saremo pronti con una squadra che penso che ci, non penso, sono sicuro che ci debba far togliere delle soddisfazioni a noi da dentro, ma soprattutto i tifosi qua. Okay, non mettiti sul mercato. A Cuneo, sono Jimmy Barco da Cantiera. A Cuneo, arrivati prima del campionato, ne avevate già cambiati 40, mi sembra, di giocatori, c'era stato un turnover eccellente, veramente, sotto ogni punto di vista. C'era la mano. Sì, no, diciamo, più che cambiati il gruppo, diciamo, base che ci siamo creati io e che mi ha dato una mano a fare la squadra è sempre stato più o meno quello. Abbiamo preso forse sì, i giocatori in ritardo perché la squadra è stata completata nella prima settimana di settembre,
e poi è rimasta quella, e in effetti poi di giocatori ce n'erano tanti. Un po' la sfortuna di aver fatto bene i giocatori che sono stati visti, quindi questi giovani che avevo, fortunatamente e meritatamente anche per loro, quest'anno hanno diverse richieste, e quindi di quello poi, però sì, in effetti ci sono stati e ci sono dei giovani interessanti. Grazie. La volevo chiedere a Fabio, Presidente, avete parlato di date, ci sono già la data di ritiro e dove è il ritiro? No, abbiamo discusso prima, non abbiamo ancora deciso, sarà della settimana dal 9, dall'8, se non sbaglio dall'8 al 14. Grazie. A parte che non c'è il 17. No. È già successo. Presidente, mi scusi, ha già un commento per le parole che ha pronunciato oggi il presidente Ghirelli sullo stato di agitazione? No, direi che le parole dell'altra volta in conferenza abbastanza continua, tutti si augurano che possa normalizzarsi tutto, però dopo da lì in poi dovranno lavorare bene come Lega, lui chiude qua e ovviamente dovrebbe essere noi di 10 anni, cosa della zona quest'anno, se ci siamo delle facce della fronte, poi tutto il resto non ci può interessa la parte politica, interessa molto poco no, perché ha chiuso dicendo che ha l'esperienza campionati, lui in quel modo è gradato finire il playoff, sono potuto finire tutta la scorsa. Grazie. A distanza di 5 anni dal successo con la Pro Vercelli, che avete allenato Siena e Cuneo negli ultimi anni in C, è cambiato tecnicamente e qualitativamente il girone SPC? Ma io penso che sia 30 anni che da quando gioco ogni anno mi sembra sempre, però secondo me non è così, cioè ci sono annate, dipende da tante situazioni. Cioè, penso che come tanti dicevano quest'anno che il girone A fosse inferiore agli altri gironi, poi andiamo a vedere comunque chi va su, bene, che quello di Pisa c'è già andato, in Piacenza vediamo comunque sabato, il Lucchese che comunque rispetto agli altri gironi fa comunque si è salvato lei, quindi a volte si dice ma non è così, quindi non penso che rispetto a 5 anni fa sia cambiato, poi è normale che le regole che cambiano in corsa da un anno all'altro, a volte per una società che programma possono magari in effetti mettere un po' in difficoltà nella programmazione, aiuta chi magari viva la giornata, però sì, magari l'anno scorso c'era un tipo di regola, la società ha iniziato a investire in prospettiva e poi è cambiata totalmente l'anno dopo, così può avere qualche ripercussione su qualche società che magari programma rispetto a viva la giornata. I gironi stessi saranno da vedere come saranno compilati. Cioè, è abbastanza importante quest'anno, per la fare, non è tempo questo. Arrivati che hanno? Io non ho la pilota, è lo stesso, ci sentiamo lo stesso, Nicola Pilotti, Gazzetta dello Sport. Lei dice, il tecnico, che dovrebbe essere il direttore sportivo, fa la squadra, ma solitamente non è l'allenatore che dà delle indicazioni, primo, secondo, sarà un mix tra giovani e opera oppure tutti i giovani? Allora, intanto la mia era una battuta, nel senso che chiaramente Fabio ha una grande responsabilità, però ci sentiamo quotidianamente e poi comunque le cose si fanno anche su una linea che è stata dettata dalla proprietà, dove ci sarà, che è stato accettato diciamo sia dal direttore che dall'allenatore, un programma dove si inizierà sulla valorizzazione di giovani che siano nel nostro settore giovanile e chiaramente di altri settori giovanili, e ci sarà una parte di giocatori di categoria che saranno andati a scegliere per le caratteristiche che noi riteniamo che debbano avere. Questo non vuol dire ridimensionare niente, vuol dire comunque che vogliamo costruire un qualcosa che sia possibilmente duraturo e che fa
faccia il meglio possibile. I giovani chiaramente ti possono dar tanto, al primo anno magari è un percorso e ha avuto l'esperienza, comunque io a Mercedes ho vinto la C con una squadra totalmente anziana, non chiamiamola vecchia ma abbastanza anziana. Ho fatto la B e l'abbiamo fatta bene salvandoci l'anticipo, essendo nei playoff il girone andata, a fine girone andata, con una squadra che era un mix di giovani e anziani. Ho allenato in C una squadra totalmente giovane, quindi anche se non è tantissimo che almeno sono 6 anni, diciamo, ho vissuto un po' tutte le esperienze. E devo dire che qui giovani si può lavorare, è chiaro che bisogna essere bravi a scegliere i giovani che abbiano delle prospettive, delle caratteristiche giuste, ma ti possono dar tanto. È normale che bisogna avere un pochettino di pazienza, perché comunque in determinati aspetti vanno anche un pochettino aspettati, soprattutto chi va a fare il salto da, diciamo, dal settore giovanile alla prima squadra. Però poi sono anche quelli che ti danno l'entusiasmo, che ti danno, che comunque hanno la fame e la voglia di arrivare a determinati traguardi. Però ripeto, lavorare con i giovani che siano del nostro settore giovanile, che arrivano da altri settori giovanili, con i giocatori che la categoria l'hanno già fatta, non vuol dire niente, non c'è nessun tipo di dimensionamento. Basta chiaramente essere bravi e avere anche un pochettino di fortuna a scegliere quelli giusti. Senta, volevo chiedere questo Scazzola, appunto per Scazzola uomo legato a questo discorso della maglia inizia, perché mi viene in mente che in zona mista a Siena, lei allenava a Siena vinse contro l'Alessandria e lei proprio a me disse: sì, io sono un professionista, sono contento per la mia squadra, però un dispiacere, sento anche questo dispiacere in un momento molto critico per Alessandria. Questo può dire veramente il suo legame per questa maglia inizia. Era dispiaciuto, nonostante Alessandria. Sì, poi non vorrei toccare quel tasto perché quello è stato un anno che forse quella partita che è stata un po' cara agli investimenti fatti dalla proprietà. Però è un po' la verità, poi noi facciamo questo lavoro e quindi anche il giocatore fa un lavoro che sono pochi quelli che sono rimasti, diciamo, per 15 anni di carriera nella stessa città, anzi si contano le dita di una mano. Normale che è una maglia che chi ci passa da qua e ci passa in annate che riesce a far bene, gli rimane dentro qualcosa, perché è una città comunque che trasferisce qualcosa. Grazie. Grazie.